Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduto l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Rispose loro: Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico Rabboni, che significa maestro. Gesù le disse: Non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro. Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. Parola del Signore. Sono tante cose belle in queste letture, ne prendiamo due. Nella prima lettura, dopo che San Pietro predica con quella forza speciale in piazza Gerusalemme, dice il racconto che si sentirono trafiggere il cuore e chiesero: E che cosa dobbiamo fare? E San Pietro, ispirato, dice: Convertitevi e poi fatevi battezzare nel nome di Gesù e così avrete il perdono dei peccati e la vita nuova. Ecco, questa parola il Signore la dice a noi in un modo nuovo. Noi per entrare nella grazia della risurrezione, questo tempo è proprio per questo, nella grazia della risurrezione, dobbiamo fare tre passi. Uno è credere in Gesù. Ma voi direte: Ma Signore, noi già, Padre, noi già ci crediamo in Gesù. Che conversione dobbiamo fare? Convertitevi. Dobbiamo fare la conversione di una fede più precisa che Gesù è vivo e può dare lo Spirito Santo. Ecco, se io ti chiedessi tu che cosa credi, questa è una domanda un po' difficile, può darsi che tu risponderesti: Credo che Dio c'è, che Dio mi vuole bene, che Gesù anche è Dio. Però il Signore ti invita stasera a precisare la tua fede, lui si aspetta la fede in Gesù risorto e vivo. Di con me, credo Gesù. Credo Gesù. Che tu sei veramente risorto. Voglio il tuo spirito. Voglio che tu regni nella mia vita. Prendi le redini della mia vita. Guida i miei passi.
e ispira la mia mente. Amen. Ecco, questa fede nuova e più precisa in Gesù. Poi San Pietro dice che bisogna fare un'altra cosa, cioè farsi battezzare. Noi l'abbiamo ricevuto il battesimo, loro si riferivano al primo battesimo, Noi il primo l'abbiamo già ricevuto. Cosa vuol dire allora stasera farci battezzare? Il battesimo è l'acqua che porta lo Spirito Santo, significa immergi di nuovo la tua vita nello Spirito Santo. Immergi la tua vita sempre più nello Spirito Santo. Questa è l'acqua che ti purifica e ti rinnova. E questo si fa in due modi. Intanto con un atto di una decisione. Per esempio, Signore, voglio immergermi nel tuo Santo Spirito. Diciamo una volta. Voglio immergermi nel tuo Santo Spirito. Ecco, questo è il primo passo, però da qui viene qualcos'altro. Cioè, mi alleno ad amare nella vita pratica. Allenarsi ad amare, ricominciare ad amare, perché questo amare è come un immergerci nello Spirito Santo. L'acqua dello Spirito Santo, che amore, sgorgerà nella tua anima man mano che ti alleni ad amare. Ecco, poi c'è un'altra cosa bella, però ve la dico se non siete stanchi, perché non vorrei sciuparla, che è la risposta che Gesù dà a Maria Maddalena dopo che l'ha riconosciuto. Gli dice: non mi trattenere, perché non sono ancora andato al Padre, ma vado ai miei fratelli e di' a loro che io salgo al Padre mio e Padre vostro. Questa è una risposta profondissima. Quando Gesù dice non mi trattenere, significa che in quel tempo delle apparizioni non è arrivato ancora il momento di una unione profonda con Lui, che verrà dopo la Pentecoste. Lui dice non mi trattenere, vuol dire che noi, che siamo dopo la Pentecoste, possiamo trattenere Gesù nel nostro cuore e nella nostra vita. Questa avviene specialmente mediante l'Eucaristia vissuta bene. Nell'Eucaristia Gesù viene in noi e possiamo trattenerlo. Gesù dice, noi non capiamo nulla di questo quasi, ma Gesù dice: io sono in te e tu sei in me. E nessuno potrà infrangere questa unione. Una cosa bellissima. Ecco, mi fermo qui, l'altra cosa ve la dico un'altra volta, perché queste sono cose troppo belle e dobbiamo anche dare uno spazio per poterle ricordare e fissare nella memoria.